Allora, abbiamo superato un po' di problemi tecnici con la precedente ospite, Angelica, ma tutto a posto, quindi siamo rientrati nella tabella di marcia, ore 20 e 30 puntuali. Siamo al penultimo ospite della nostra prima puntata di Sei a casa. Il Sud-Est Indipendente e Cool Club ovviamente sperano di tornare presto live. Vi ricordo anche la raccolta fondi per l'emergenza coronavirus a sostegno del Vito Fazzi di Lecce, promossa dal quotidiano che abbiamo sostenuto in questa puntata di Sei a casa. Torna in video con me anche Cristiana e torna in video soprattutto l'ospite di questa mezz'ora con noi. Siamo contenti veramente di avere Giovanni Truppi. Vai, Vai, Tony. Giovanni. Eccolo. Ciao a tutti. Ciao Ciao Giovanni. Giovanni, Intanto è partito. Scusatemi, scusatemi, sento sento un un altro altro audio. audio. Allora, Allora, Giovanni, polistrumentista, cantante, autore napoletano, classe 1981, al tuo attivo hai quattro dischi e un EP che è uscito da pochissimo. Le tue canzoni non sono mai scontate e mai banali. Intanto, la prima domanda, come stai? Dove sei? E come stai vivendo questo periodo di quarantena? sto bene, grazie. Mi trovo a Bologna, dove vivo da qualche mese, e sto vivendo questo periodo credo con un senso di, convivendo con un senso di grande smarrimento, come tante persone, immagino. Ma stando il fatto che sono molto fortunato e posso passare questo tempo a casa senza dover correre grandi rischi. Senti, all'inizio di quest'anno è uscito 5, che Sì. è, appunto è un EP ed è una sorta di appendice dell'album precedente che dell'anno scorso, Poesia e Civiltà, no? Tu avevi definito quell'album diversamente strano. Questo 5 raccoglie tre brani già pubblicati appunto in Poesia e Civiltà, cantati con Calcutta, Veronica Lucchesi della rappresentantilista Niccolò Fabi e due inediti. Il primo è Procreare che hai cantato con Dario Brunori e l'altro è il tuo numero di telefono che appunto canti da solo e che completa la lista. Raccontaci un po' come nasce l'idea del disco a così poca distanza dal precedente. Ma è un disco nel quale sono convogliate tutta una serie di idee, nel senso che innanzitutto avevo questi due inediti, Procreare e il tuo numero di telefono, che tenevo molto a che uscissero nel ciclo di vita di Poesia e Civiltà, perché sono due canzoni che erano molto legate per me a questo disco, che per tutta una serie di motivi non sono finite dentro il disco, ma che non volevo fossero in lizza poi per essere parte di un disco successivo. E intorno a questa cosa poi si è creata una serie di esigenze, di coincidenze, nel senso che avevo avuto l'idea, pensando a Poesia e Civiltà, di proporre le canzoni di Poesia e Civiltà ad una serie di fumettisti, di offrirgliele per provare a vedere cosa avrebbero potuto creare a partire dalle mie canzoni. E allo stesso tempo, parallelamente, chiacchierando anche con la mia casa discografica, c'era venuta in mente quest'idea di provare a coinvolgere degli altri artisti a duettare su delle mie canzoni. E poi tutte quante queste cose sono confluite insieme in cinque, che è in realtà sia un piccolo disco, perché appunto è un disco di canzoni, sia un libro, perché questo disco esce con un libro che raccoglie queste cinque storie a fumetti. Bene, Ok. Giovanni. Ok, come appunto abbiamo appena accennato ora, comunque il tuo disco presenta la presenza anche di altri artisti, ma ogni singolo brano, come è stato costruito poi una volta che è stato poi restituito all'altro artista? Nel senso, la composizione del brano è nata prima nella tua stanza, nel tuo studio e poi è stata data all'artista o comunque invece c'è stato un progetto creativo in pari passo con chi ha collaborato con te? No,
le canzoni sono tre di queste canzoni, tra l'altro, erano già presenti nel mio disco precedente, quindi erano già state scritte e interpretate da me. Non, ovviamente sono state composte da me, e lo stesso vale per gli inediti. Per quanto riguarda poi la stesura che abbiamo per la quale abbiamo optato per 5, c'è stato ovviamente un confronto con ognuno dei quattro cantanti coinvolti. Non è stato uguale per ognuno di loro, nel senso che con alcuni mi sono incontrato, con altri abbiamo lavorato a distanza. Fondamentalmente, appunto, ci sono state queste due grandi divisioni, queste due principali divisioni. Con Edoardo Calcutta e con Nicolò Fabbi ci siamo trovati in studio, abbiamo ragionato insieme, confrontandoci dal vivo sulle scelte da intraprendere per mettere per registrare la canzone, mentre invece con Veronica Lucchesi e con Dario Brunori ci siamo confrontati a distanza, il che ognuna di queste due cose ha dei pro e dei contro. Ok, tra l'altro la scelta degli artisti è stata veramente, a mio parere, ottima. Grazie. Questo piccolo, diciamo, commento. E 5 è stato anche accompagnato, come anche prima accennato, da un libro di storia a fumetti edito da Coconino Press. Hai chiamato alcuni bravi disegnatori a commentare appunto i tuoi brani, quindi diciamo la domanda risulta quasi un po' naturale. Come mai hai scelto di affiancare musica a fumetto? Credi che l'immagine abbia dato, diciamo, un suono diverso alla tua musica? Ma no, è stata una scelta molto. È stata un'idea completamente istintiva, che mi è venuta e della quale ho parlato con Cristina Portolano, che è una delle fumettiste coinvolte ed è anche una mia amica. Abbiamo collaborato insieme in passato. Lei ha fatto la copertina di un mio disco, del mio disco prima di Poesia e Civiltà, Giovanni Truppi. E quindi è stato tutto abbastanza naturale. E in realtà non cercavo qualcosa che aggiungesse, alle canzoni, piuttosto. Probabilmente, che è la stessa cosa che si è verificata poi dal punto di vista musicale, cercavo un interlocutore con il quale, al quale offrire il mio lavoro per avere il suo punto di vista. Ok, ottimo. Noi ora lasciamo, diciamo, gli ascoltatori a qualche brano, se tu sei d'accordo, e quindi lasciamo l'ascolto della tua musica, se per te va bene. Come no? Ok, quindi per se festival truppi. Persone sono di cristallo. Mia sorella dorme poco la notte e con oggi fa 7. I dottori mi ha visto e anche oggi ha sperato di avere qualcosa distorto nel corpo. Uno almeno che non dica pazza, uno almeno che mi sappia dire questo dolore da dove viene, come si chiama? La vita è una cosa
spigolosa, la gente corre dietro qualcosa ed io verrò da te e tu verrai da me, così vediamo se due che si abbracciano strettissimi ce la fanno a scomparire. Mia sorella ha un cuore di cristallo e si arrabbia se non la tratti da grande, ma le hanno detto che chi è grande si fa meno domande, esce il sabato sera e non si confonde. La vita è una cosa spigolosa, la gente corre dietro qualcosa ed io verrò da te e tu verrai da me, così vediamo se due che si abbracciano strettissimi ce la fanno a scompari. Capito che siamo soltanto richieste di aiuto, ci sembrerà poco meno che un gioco, due che si abbracciano strettissimi ce la fanno, due che stanno vicinissimi ce la fanno, due che si abbracciano strettissimi ce la fanno a scomparire. Azzurri e sottili, seri seri, pieni di segreti, le altre cifre gli stanno intorno, come delle amiche un po' meno belle,
delle sorelle più piccole. Ognuna di loro diventa perfetta in questa armonia casuale ed astratta. Così sei tu, che ti piaccia o no, una coincidenza con tutta la potenza di una cosa non decisa, un'esplosione di occhi, capelli, nei, idee stupide, idee intelligenti, modi di dire, momenti, l'odore delle tue cosce, maglietta, bocca, voce, naso, così odiose, paure mai dette, che si ricompone a caso dentro di me, e che puro caso è perfetta per una forma che è già dentro di me. La combinazione segreta della cassaforte dove è custodita la parte più preziosa di me stesso. Come il biglietto vincente alla lotteria del mio amore. Tra me e te non c'è niente di più di quello che c'è tra il Papa e il fedele. Non dobbiamo dormire insieme e tutto sommato non ci dobbiamo nemmeno incontrare. Mi basta sapere che esisti. Il resto è solo un mio rituale. Grazie Giovanni, Giovanni Truppi. Grazie a voi. E un applauso, diciamo, che ti facciamo noi, ma che ti sempre virtuale, immaginalo. Senti Giovanni, un'ultima domanda prima di lasciarti. Intanto ti ringraziamo per essere stato qui con noi questa sera e speriamo di vederti presto live nel Salento, a Lecce. E un'ultima domanda, si discute molto, no, delle difficoltà di questo momento ma anche delle sue potenzialità, diciamo così. Tu prima dicevi sei fortunato, no, per quello che stai facendo in questo momento, però si pensa anche a un ripensamento, no, generale che questa situazione può scatenare in noi e anche in chi ci governa, no? Tu vedi solo i negativi o anche quelli positivi, e quale può essere il ruolo della musica, della cultura in generale in un momento come questo? Sinceramente sono domande che mi faccio molte volte al giorno e in questo momento non ho una risposta. Cioè, credo che il ruolo della musica, della cultura dovrebbe essere
quello che in teoria dovrebbe sempre essere, cioè dare del suo meglio, fare arte, cercare di sforzarsi il più possibile di fare arte, quello è il suo ruolo. Ma in questo momento credo che sia anche importante cercare di non dare per forza immediatamente delle risposte, ma spendere almeno un po' di tempo a farsi delle domande e a cercare di riflettere. Beh, è una situazione talmente imprevista, imprevedibile e al di là di tante immaginazioni, non di tutte le immaginazioni, che è difficile per me dare una risposta adesso. Perfetto, ti ringraziamo e ci vediamo presto sicuramente. Ci vediamo ciao, a Lecce Giovanni, nel Salento. Ciao, grazie. Un abbraccio. Grazie a tutti. Allora, noi ci prendiamo una piccola pausa e ci vediamo alle 21 per l'ultimo set con Gianluca De Rubertis e ci sarà anche Cesare Liaci, il direttore artistico del Sud-Est Indipendente e presidente di Cool Club. Ciao, a tra pochissimo. A tra poco.